Allora, video un po' strano, questa è una chiamata in diretta ad una persona, ad un mio carissimo utente che mi ha reso omaggio, quindi vediamo un po' di... Mi ha chiesto di chiamarlo, sperando che si senta l'audio decente. Pronto, ciao carissimo! Sì, guarda, sto cercando di registrare. Mi auguro che l'audio almeno della mia schifosissima webcam si senta bene. Insomma, c'è un baracchino da. Hai preso un cazzo la salvo che avete fatto. Le registrazioni devono essere sempre secche, sicure e azzeccate. Ok, dai, comunque diciamo che questo video non mancherà di efficacia. Grazie Oh, ma innanzitutto. ascolta, ma prima di tutto volevi dire se ti chiami Mori, Mori, non c'ho mai capito niente, Yagagami. Allora, praticamente il mio nickname è Yori Yagami, che è un personaggio di un videogioco. Comunque, vabbè, dai, chiamo. Vabbè, dai, Christian, comunque. Così almeno non ci incasiniamo con inizio. Vabbè, ovviamente era casa mia dalla provincia di Oristano, Baratili San Pietro. No, 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 vabbè, quello è un altro personaggio che imito, che seguo, che mi piace. Giustamente, quelli che ovviamente ci divertiamo a smutandare in maniera molto eloquente. Vabbè, tu smutandi Giulio Golia, io insomma mi limito nel mio piccolo a smutandare. Che c'è uno che fa una cosa strana, ho detto fa una cosa strana, poi l'ho preso da caso, sono andato sul tuo link e ho visto la tua faccia, ho detto ma che cazzo è questo che parte? E poi ho cominciato a dire, ma non capivo, cioè mi ha lasciato, ho detto ma mi piglia in giro, mi piglia in giro, poi lo sa solo lui, c'è tutta la sera, ho detto ma che cavolo sta facendo, ma tu leggi o, cioè, ti scrivi le parole prima e poi le leggi o leggi labiale? Ma vabbè, faccio un misto, ogni tanto magari mi ispiro comunque ai contenuti del video, poi magari li sistemo, li aggiungo un po' io, insomma, me li adatto, me li faccio su misura. Beh, vabbè, un No, ma genio. diciamo, ascolta, io sono malato, come mi ha definito Red Ronnie e tanti altri, ma tu perché lo fai? Ma così, un po' per simpatia, un po' per sfizio mio, poi insomma, vedi anche dai miei smutandamenti, anch'io ho la mia malattia cronica di fare le scanse, di insomma provare tutto quello che dico, insomma non mi piace insomma vendere fumo, gettare parole al vento, cose del genere, mi piace dare comunque un minimo di concretezza alle mie opinioni, tutto qua. Dai, vabbè, dai, quando facciamo così, se tutto va bene nei prossimi mesi dovrei, insomma, c'è una proposta di lavoro che potrebbe portarmi in continente, quindi potremmo anche eventualmente riavvicinarci o magari vederci Vabbè, con. sicuramente se capita a Bologna da qualche parte chiamami, cioè comunque ci becchiamo. Io visto che uscirà il mio libro, magari poi sarò in promozione, mi batterò per, anzi, mi batterò per venire in Sardegna, magari Morghetti una cosa lì, facciamo una bella presentazione. Vabbè, dai, quando vuoi, poi magari se lo trovo disponibile te lo posso anche recensire come faccio con i manga se ti fa. Magari, mi farebbe solo piacere, guarda, perché ormai YouTube è la mia vita, io l'ho scoperto per caso, ma mi interessa più YouTube e la gente di YouTube che la televisione, per carità. Ma se guarda, senti, ma poi farai anche la stessa cosa con questo video, cioè mentre ti guarderai questo video, io e te, cioè, ma no, telefonicamente, no, ti prego, lo devi fare. Devi riprendere quello che fai con l'altro video anche con questo qua.
bene, dai, farò il possibile per, insomma, per accontentarti, per rendere concreto questa idea. No, aspetta, io ci tenevo a fare questa telefonata, anche perché l'ho fatta a tutti, cioè, mi scuso per quell'incomprensione che tu hai avuto, no, vabbè. Con un tuo amico, che tra l'altro ti fa la notizia, è qua con me. No. E il messaggio che tu hai ricevuto, te lo salvo, te l'ho mandato col suo cellulare, quindi adesso c'è il suo numero, capito? Ah, quindi posso vendicarmi, fare gli scherzi telefonici, ok. Che si chiama Freddi. Sì. Ed è, lo vedi in molti miei video, hai visto quel video dove io lo sveglio mentre su lui si autorussa con megafono, è quello lì. Sì. Vabbè. Capito? Sì, sì. No, vabbè, è una specie di manager mio, però sai, ecco, un pastore tedesco, un cara protettivo, però uno mi attacca, con lui sono vecchio a nudo, e qua, si incazza, si, e qua che mi dice, no, vabbè. Te lo passo, no, dai, figurati. Giusto? Te lo passo, mi salutate, e lui si scusa, perché lui sa che cazzo ha capito. No, vabbè, dai. Dove te lo passo? Vabbè, ok. Ciao Metano. Pronto? Pronto, Weyla, ciao! Ciao! Sono che io! Ascolta, stai attento perché salvo e non ci vuole la salute, Quindi dopo un po' ti fa male. Ok, già mi ha detto che lo subisco troppo. Il mio messaggio? Sì, no, sì, tranquillo, dai, scusa, aspettate, capita ogni tanto, magari un momento di esuberanza, insomma, un fraintendimento, dai, non è successo nulla, è rientrato tutto nella normalità. Quindi ma, non. Ma perché guarda, sono partito perché mi sono sentito con lui. Faccio questo, va bene, vado a vedere. Poi, sai, io lo difetto, ho visto, poi tanto mai quelli da che insultano salvo, una volta ce ne erano di persone solo di meno. Però una volta ce ne erano veramente tanti, e allora bisognava rispondere un po' a tutti, no? Perché tu la lasci un insulto così, è come una posta forora sulle parole ti amo, non so. Sì, sì, no, infatti. No, poi vabbè, insomma, capita. Alla fin fine basta capirsi, in fin dei conti. Sì. Confermo che l'ho ricevuta. Però il video lo lascio per punizione. Ah, va bene, guarda, tanto ormai, come mi ha punito Dio, ormai, guarda, non mi punirà più nessuno. No, dai, tranquillo, comunque, dai, non è successo niente, almeno giusto per capirsi, perché ce ne sono parecchi che, insomma, mi hanno sfottuto senza neanche chiedere scusa, quindi, insomma, guarda, addirittura le scuse in diretta, cioè, mi pare quasi esagerato, mi bastava ovviamente solo la mail. Poi, insomma, c'è gente che non sa che cosa fare, che si nasconde dietro un nickname, che sfotte e insulta così a random gente che prova a fare qualcosa di creativo, di decente, non dico di geniale perché mi sembra veramente, insomma, esagerato, però grazie comunque. Purtroppo, guarda, YouTube e la rete in sé ha una facilità di interazione con te, ma non è la telefonata privata, siete in diretta su YouTube, la gente ti sta ascoltando, ma quindi, che ti ascolta la telefonata, che ti ascolta. Vabbè, dai. La notizia che Salvo giovedì fatto entro l'anno 2060 si sposerà. Con una ragazza? Tutti. Se ci vedi in metropolitana, Milano. Esatto. E ovviamente in metropolitana, mi raccomando, portatevi i pacchetti alla casa. Che così là facciamo un gruppo unico. Ok, dai, quando mette. Io ti passo qua Salvo, comunque mi fa piacere di aver risolto questo malinteso. Figurati, dai, grazie ancora. Comunque non c'era bisogno delle scuse, dai, a risentirti. Ciao. Allora, a differenza di Valenzo Cherubini in arte Giovanotti, abbiamo trovato il tempo per chiarire, giusto? Ci voleva tanto? Ho detto, a differenza di Valenzo Cherubini in arte Giovanotti, abbiamo trovato il tempo per chiarire. Sì. Che tempo c'è in Sardegna? Dimmi. Scusami, c'ho il cellulare che è una mezza baracca. Puoi ripetere, perdone. Sì, c'è una baracca di cellulare, una baracca di videocamera, non lo so. Lo so, sto andando al risparmio, dai. Che tempo fa in Sardegna? Com'è il tempo? Guarda, fino a qualche giorno fa, insomma, si stava benino, c'era un pallido sole, poi adesso sta piovendo ad oltranza, fa nuvole, fa freddo, insomma, anche da noi arriva l'inverno prima o poi, insomma. Ma di che parte della
Allora, io vabbè, sono vabbè, una lunga storia. Padre sardo e madre piemontese. Io sono ufficialmente all'anagrafe nato a Novara, quindi sono piemontese di origine. Poi, insomma, sono andato via dal Piemonte molto piccolo. Ho vissuto per 20 anni a Udine. Adesso spero di ritornarci prossimamente per lavoro. Adesso sono a Oristano, insomma, zona nel nord, non proprio nord-nord, però centro-nord, diciamo così. Dove